Ciao Beatrice, allora raccontaci un po' come ti è venuta l'idea di questo gallo che va a visitare i Le monumenti a chiese Firenze. di Firenze. Vabbè, essendo nata a Firenze, appunto, ho sempre visto i monumenti appunto principali e avendo poi studiato arte, prima all'Istituto d'Arte e poi all'Accademia di Belle Arti, ho realizzato una serie di cartoline dove appunto in maniera molto semplice e stilizzata rappresenta i monumenti di Firenze insieme a questo gallo. Il gallo visto come un personaggio che proprio fa un tour nelle varie chiese, nei vari monumenti principali di Firenze. Quindi ho realizzato Santa Maria Novella, San Miniato, il Duomo, Palazzo Vecchio, Santa Croce. Quindi una del, poi ce ne sono tante di chiese a Firenze, quindi pian piano tento di farle tutte. E quindi appunto questo gallo come personaggio proprio, perché il gallo uno magari si chiede, perché rimanda comunque alla Toscana, il gallo più famoso è quello che ricorda il Chianti e in qualche modo appunto l'ho voluto rappresentare in maniera anche un po' spiritosa, infatti nel disegno di San Miniato tenta di imitare il gesto dell'aquila posta in cima alla chiesa, quindi anche appunto una cosa abbastanza spiritosa. Bene, brava Beatrice, grazie. Grazie. A me no. Adesso addormenta prima. Cambio? Sì. Anche io.
che con questa divisione tra i piani e l'effetto della luce sembra proprio che ci sia l'aria, sì. L'atmosfera, la luce che filtra da dietro.